Buonasera a tutti e come sempre benvenuti. Benvenuti a questo terzo ed ultimo appuntamento con l'Università d'Estate, organizzata e diretta magistralmente dal professor Mario Caligiuri e dal professore Florindo Rubettino. Questa sera è una serata particolare, purtroppo. La maggior parte di quelli che siamo in sala lo sappiamo, nel paese abbiamo avuto un grave lutto, un lutto di un giovane caro a tutti, per cui è una serata del tutto particolare ed è a lui che dedichiamo questi primi minuti di questa lezione. Bene, il tema dell'Università d'Estate di quest'anno, e come ricorderete, è come andremo a incominciare, ricette per la nuova Italia. E questa sera si parlerà del ruolo della comunicazione. A intrattenerci su questo stimolante e attualissimo argomento e a chiudere la Summer School di Essere a Soveria 2018 è un ospite d'eccezione, è il professor Mario Morcellini, che ringrazio di essere qui stasera con noi e che vi invito ad accogliere con un calorosissimo applauso. Porgo il saluto dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli all'onorevole Agazio Loiero, già ministro della Repubblica e governatore della nostra regione dal 2005 al 2010, al professor Giuseppe Spadafora, professore dell'Unical, al dottor Domenico Curcitti, direttore della sede regionale della RAI, agli amici della Proloco, agli amici di Fiore di Lino, a Libere TV e Radio Radicale, che come sempre si occupano delle riprese. Il professor Mario Morcellini è studioso, è professore ordinario in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università La Sapienza di Roma. E dal 15 marzo del 2017 è commissario dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Il professore Morcellini, oltre ad aver ricoperto numerose e prestigiose cariche nel mondo accademico nazionale, ha concentrato l'interesse della sua ricerca sulla socializzazione dei minori e dei giovani e sul ruolo svolto in questo campo dal sistema dei media, realizzando studi e incontri sul nesso comunicazione-formazione. Sono moltissime le sue pubblicazioni, sulle quali per ragione di tempo chiaramente non mi soffermerò, e che oggi comunque lo legittimano in modo incontestabile tra i massimi esperti in scienze delle comunicazioni del nostro tempo. Si dice che comunicare ti permette di aprire gli occhi e la mente. Negli anni, infatti, è cresciuta moltissimo la consapevolezza dell'importanza della comunicazione e dell'influenza dei media da parte dei protagonisti della nostra vita politica, economica, sociale e culturale. Tende così ad aumentare la dipendenza dei giornalisti dalle relazioni pubbliche, anche se a volte questo vincolo è impalpabile, occulto, invisibile, anzi c'è chi sostiene che tanto meno visibile è l'influenza di un operatore di relazioni pubbliche, tanto più efficace è il lavoro svolto. Io a questo punto devo tacere perché non posso più andare avanti e devo passare il microfono a Mario Caligiuri, ma prima di farlo vorrei salutarlo con gratitudine per il suo incessante e proficuo impegno e per tutto quello che fa a favore della promozione della nostra città. Grazie. Grazie, grazie signor Sindaco. Un saluto affettuoso alla Presidente, al Presidente Loiero, al professore Pino Spadafora, al direttore della RAI Calabria Demetrio Crucitti, che poi interverranno successivamente alla relazione che il professore Mario Morcellini, relatore di questa ultima lezione, terrà a tutti noi. Un saluto affettuoso al Presidente del Consiglio Comunale Angelo Sirianni,
ai consiglieri comunali Giuseppe Gabriele e Giovanni Paola, al presidente dell'Associazione Imprenditore del Reventino Franco Sirianni, al maresciallo dei Carabinieri Pacifici e poi ovviamente a gentili signore, care signore, a tutti voi. Allora, molto brevemente, concludiamo la 14ª o 15ª edizione, a seconda del calendario utilizzato, se giuliano o gregoriano, dell'Università d'Estate di Soveria Mannelli. Il nostro appuntamento culturale ha una caratteristica, che cerca di affrontare lo spirito del tempo, che sono le tendenze prevalenti del periodo. Lo spirito del tempo è anche spirito dei luoghi, che è il tema della nostra università del 2016. E beh, lo spirito del nostro luogo qual è? È caratterizzato dalla nostra storia. Nel 1806 ci sono i Vespri Soveritani, caro Presidente Loiero, la prima scintilla della rivolta contro il dominio francese nel sud, e nel 1807 diventiamo comune, nel 1860 da cui parte arriva Giuseppe Garibaldi e crolla il regno borbonico, nel 1943 siamo sede del 31° corpo d'armata, nel 1948 nelle elezioni fatidiche passa da qui al Cide De Gasperi, nel 1996 proclamiamo la Repubblica della Magna Grecia con Vittorio Sgarbi, nel 2003 il Censis ci proclama il comune. Sgarbi era monarchia. No, no, perché in effetti Sgarbi è monarchico, quindi diciamo dal punto di vista costituzionale. Allora, nel 2003 il Censis ci attesta che il nostro comune è quello più informatizzato d'Italia. Nel 2008, sindaco Leonardo Sirianni, veniamo insigniti del titolo di città. Nel 2006 il New York Times proclama Soveria Mannelli come esempio di sviluppo economico basato sulla cultura, perché Soveria è la sede della Rubettino, Florendo Rubettino è uno dei direttori dell'Università d'Estate, Soveria Mannelli è sede della Camillo Sirianni Arredamenti che esporta in tutto il mondo, Soveria Mannelli è la sede dell'Anificio Leo, la più antica fabbrica della lana della Calabria. Il tema dell'Università d'Estate 2018 è come andremo a incominciare. Ricette per una nuova Italia. Viviamo in una fase di straordinaria incertezza, perché nessuno realmente sa dove stiamo andando con così tanta fretta. L'Università d'Estate di Soveria è stata definita la Versiliana del Sud. Quest'anno, nella Versiliana, che è considerato il salotto culturale più amato d'Italia, ci sono Dacia Maraini, ma anche Vittorio Sgarbi e anche Giordano Bruno Guerri, che sono ospiti consueti della nostra città. Il tema su cui vorrei riflettere, lo dico al relatore prima di tutto, ai nostri ospiti, al Presidente Loiero, al Professore Spadafora, è il tema della fine del potere. Moisés Naim dice che oggi il potere è più facile conquistarlo, ma è ancora più facile perderlo e ancora più difficile mantenerlo. Nel 2014 Matteo Renzi era il padrone d'Italia. Nel 2018, 4 anni dopo, è scomparso dai radar. Si parla di lui per programmi televisivi che Mediaset respinge e si parla di lui recentemente perché è andato a cenare all'Osteria Francescana di Modena, quella di Massimo Bottura, con l'amministratore delegato della Pepsicola. Quindi, se questa tendenza è valida, se lo è, come è valida per Renzi, è valida per chi è venuto dopo di Renzi. Noi affrontiamo temi prepolitici, perché la democrazia oggi, e il professore Spadafora è uno dei massimi studiosi europei di John Dewey, è ridotta a una procedura elettorale, senza programmi, senza leader, senza anima. Stiamo assistendo all'effetto sciame, un consenso, così come un'indignazione, così come si eleva, così come rapidamente si abbassa. La crisi della democrazia è essenzialmente, unicamente, crisi della rappresentanza. Come vengono individuate le élite democratiche,
può essere chiunque a svolgere le funzioni. E come direbbe il Cardinale Martini, i risultati poi sono di conseguenza. Quindi noi abbiamo parlato di cultura con Vittorio Sgarbi, di giustizia con Nicola Gratteri e adesso parliamo di comunicazione con Mario Morcellini, che come ha detto opportunamente il sindaco Sirianni è il più autorevole esperto scientifico di comunicazione d'Italia, è stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma, presidente dei corsi di laurea di Scienze della Comunicazione d'Italia e attualmente commissario dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. Professore Morcellini è la terza volta che ritorna a Soveria Mannelli. È stato per la prima volta nel 2002 la TV di servizio di chi? Dove relatori erano il ministro Gasparri, poi era il presidente della RAI Baldassarre, non abbiamo trovato Melchiorre per fare i tre Re Maggi, però c'era il professore Morcellini. Il terzo, quindi il terzo Re Maggio. Continua il lavoro, sì. Poi nel 2004 abbiamo affrontato il tema lettura e classe dirigente, allora era con noi Daniele Capezzone. Queste due edizioni vennero organizzate dal Centro Europeo sull'Etica dei Media, il cui presidente onorario era Francesco Cossiga e il presidente del Comitato Scientifico Mario Morcellini e componenti del Comitato Scientifico Paolo Del Debbio e Iadri Iacobelli. Allora, perché è decisiva la conclusione, la comunicazione va dalle conclusioni? Perché oggi la verità sta da una parte e la percezione pubblica della verità dall'altra. Ci è voluto nel 2016 il referendum della Brexit e poi la inattesa elezione di Trump per fare coniugare il termine post-verità, per indicare che la verità è indistinguibile dalla menzogna. Oggi sono di moda le fake news, però a ben guardare probabilmente tutto il dibattito pubblico, ripeto, tutto il dibattito pubblico è fake news. Probabilmente noi oggi viviamo nella società della disinformazione e la disinformazione è, secondo me, l'emergenza educativa e democratica di questo tempo. Non a caso sono presenti stasera sia il presidente Loiero che il professore Spadafora. Oggi probabilmente c'è l'egemonia culturale della disinformazione che si realizza attraverso l'eccesso dell'informazione da un lato e il basso livello di istruzione dall'altro, con un quarto degli italiani che sono analfabeti funzionali, tra i quali 4,1 di analfabeti di laureati, dati fonte OCSE del 2016. I vantaggi chi li ha? Li hanno i giganti del web, che utilizzano algoritmi disegnati per realizzare utili e Google probabilmente ci conosce meglio di nostra madre. E allora, per concludere, se lo scenario è questo, dobbiamo ricordare quello che scriveva Thomas Pynchon in quel libro splendido che è L'arcobaleno della gravità. Se loro possono fare in modo che tu ponga le domande sbagliate, non dovranno poi preoccuparsi delle risposte. Grazie Mario Morcellini, con un applauso. Il modo migliore per ringraziare Mario e per salutarvi e ringraziarvi di essere qui e di dirvi che dal punto di vista della cultura di questo paese, nonostante il fatto che io stasera parlerò di dimensioni critiche del nostro tempo, parlerò di società della paura, ma non mi sfugge il fatto che c'è però invece un pezzo di paese che funziona da molti anni, secondo gli studi di molti di noi dal 1993, quindi siamo ormai a un quarto di secolo e non basteranno politiche cattive per cambiare un quarto di secolo. Prima che io vada avanti, e visto che c'è Radio Radicale che ci ascolta come una grande sorella, che però in realtà fa da servizio pubblico in questo caso, dico subito che io stasera vi parlerò non da commissario all'Agicom, è agosto quindi preferisco essere più libero di parlare, parlerò da professore, che è
diciamo, una divisa che per me sarà difficile abbiurare così rapidamente, non bastano 2 anni e mezzo di Agicom per... E quindi vi parlerò da professore nel senso rigoroso del termine, cioè cercando se possibile di aumentare le cose che ognuno di noi sa del nostro tempo e di noi stessi. Stavo però facendo una considerazione singolare su Soveria, è la terza volta che ci torno e ovviamente questo significa grazie al fervore e ai danni procurati da Mario Caligiuri, che è bravissimo a trascinare qui persone, ma devo dirvi che se uno ci viene 3 volte significa che lo fa per scelta, non lo fa per una, qualunque elemento di snobismo. Mi piace stare qui per 2 motivi. Primo, perché nei prossimi anni tutti i paesi italiani che vorranno sopravvivere alla crisi e all'incertezza faranno quello che Soveria fa da tempo, cioè lavoreranno di più sulla cultura, lavoreranno di più sul benessere culturale, perché noi le abbiamo provate tutte, ognuno di noi ovviamente ha anche pensato che bastava scegliere la parte politica giusta, poi dopodiché nel tempo non sempre l'aggettivo giusto si è confermato, per cambiare il nostro stato di cose, ma se dobbiamo essere sinceri, noi sappiamo che solo sapere di più, solo la cultura ci cambia veramente, ci migliora. E soprattutto, lo dico per legandomi al tema che ho scelto oggi, che poi è il tema della comunicazione, quindi di quanto la comunicazione è alleata della paura, nonostante che questo sia un tema negativo, vi dico anche lì, solo la cultura si cambia. Lui ha citato un dato, Mario ha citato un dato caro storicamente a Tullio De Mauro, che da anni studiava l'analfabetismo di ritorno, lo chiamava analfabetismo funzionale. Erano studi molto severi, su cui ho avuto qualche volta anche qualche distinzione critica. Nel primo numero della rivista Comunicazione che ho fondato c'è un intervento polemico di De Mauro, a cui ho risposto a mia volta sull'analisi dei consumi culturali. Lui sosteneva che erano tantissimi gli adulti che perdevano nel tempo capacità di leggere il mondo, e quindi era un tempo in cui se pensavi alla scuola non ti illudevi che la scuola rilasciasse risultati nell'età adulta, ti aspettavi al massimo che la scuola socializzasse i nuovi venuti. Noi oggi invece viviamo un tempo, è bene che qualche elemento positivo ce lo diciamo prima di cominciare una lezione critica sul nostro tempo, in cui ci sono state due piccole rivoluzioni su cui i media non vi informeranno, perché i media non amano le buone notizie e industriosamente le eliminano dal set della narrazione del mondo, che invece, diciamo, ci dovrebbe essere dovuta, perché nessuno di noi può vivere solo di cattive notizie, e se non ci fosse un servizio pubblico noi anche in questo tempo non avremmo una dose minima omeopatica di buone notizie. Le due rivoluzioni culturali su cui in un'altra occasione mi piacerà parlare, mi piace il fatto che Sgarbi sia già intervenuta sulla cultura e da quello che so in qualche misura condivide il pensiero che vi sto narrando. Dal 1993 i dati dei consumi culturali degli italiani sono stati sempre e sistematicamente in incremento e nessuno ve lo ha mai raccontato. Tutti vi raccontano che non ci sono, che gli adulti non leggono, che gli italiani non leggono, e non è del tutto vero. Mi piace che ne parliamo nella casa di Rubettino, nella casa allargata di Rubettino. Secondo, tutti i consumi cosiddetti di qualità, teatro, musica classica, cinema, consideriamo il cinema un consumo culturale, non un mezzo di comunicazione, vanno tutti le visite agli scavi archeologici in un paese che si chiama Italia, in un paese che deve recuperare l'identità della cultura, vanno sistematicamente meglio dei consumi della televisione e della radio e dei giornali. Vorrà dire qualcosa, significa una radicale rivoluzione nelle scelte culturali e comunicative degli italiani. Il secondo aspetto positivo, impressionante,
è che questa roba, di cui adesso non vi do i dati, ma vi garantisco che io alla spalle di quello che vi dico ho 45 anni di insegnamento, mi secca non essere arrivati a 50 anni che sarebbero le nozze, ma avrei bisogno di una proroga della vita e non so se è tecnicamente possibile, ma io ci provo comunque. E comunque il lavoro fatto all'autorità per molti versi anch'esso è ovviamente un lavoro di alto tasso di intellettualizzazione. In questi 45 anni ho sempre studiato, come sa qualcuno in prima fila, i consumi culturali, cioè le scelte che gli italiani fanno. Abbiamo cominciato a studiarli nel 50, ovviamente retrospettivamente non c'eravamo come studiosi, ma l'abbiamo ricostruito perché era interessante studiare il mezzo secolo del secondo Novecento. E l'aspetto più interessante di questa dimensione positiva che vi dico, cioè che anche negli anni di crisi economica non c'è stata una recessione culturale come c'era prima degli anni 90, cioè voglio essere più chiaro, fino agli anni 90 ogni volta che c'era una crisi economica gli italiani la prima cosa su cui economizzavano per riparare ai costi della crisi era la cultura, la scuola, la formazione, cioè riducevano gli investimenti immateriali, quelli che chiamiamo sbadatamente, stupidamente immateriali, anche l'anima è immateriale, se rinunciamo a questa roba significa che siamo fritti. Dal 1990 in poi, cioè non è stata la prima crisi economica, l'ultima che abbiamo avuto, non sono neanche le crisi sono riuscite a farci regredire ai livelli di partenza, quindi significa che tutti i consumi culturali outdoor, quelli che i sociologi una volta avrebbero chiamato di minoranza, oggi non sono più di minoranza. Questo spiega, se volete, in una giornata come questa, il fatto che quest'Aula sia piena, nonostante anche il lutto che questo Paese ha patito recentemente, ma spiega anche più in generale il fervore di iniziative che c'è a Soveria. Siete dentro un trend che è quello della modernità e vi garantisco che vi conviene coltivarlo con amore, perché questo trend renderà questo paese esemplare anche sul mercato nazionale. Non a caso qualche anno fa da qui io inventai lo slogan "finalmente si sente", parlando del ruolo del Sud a livello nazionale nella radiofonia, "finalmente si sente". Anche questo messaggio sulla cultura è un messaggio che non è domestico, non è localistico, è un messaggio che aspira a poter essere nazionale. Adesso, senza altri indugi, dietro di me c'è il titolo, faccio un piccolo commento del titolo, perché altrimenti io non potrò, ho preparato, e non mi è mai capitata una cosa così pesante, visto che si chiamava dell'epilogo dell'Università d'Estate, quasi 70 slide, ma vi garantisco che lo pubblichiamo, ma ve le risparmierò in omaggio a una frase di Voltaire che diceva: ho letto tutti i padri della Chiesa, ma me la pagheranno. Quindi io, per rimanere impresso positivamente, cercherò di darvi soltanto il trend delle cose che vi dirò. Per questo per me è importante adesso introdurvi il titolo e l'indice, che sono le prime due cartelle. Ma prima fermiamoci un attimo sul titolo. L'ho intitolato, e non è la prima volta che mi capita, "Società della paura", perché qui c'è una piccola confessione che faccio anche ad amici. Sto lavorando, da quando sono entrato all'autorità mi sono accorto che una delle dimensioni che sfugge un po' alla sociologia e che invece riesce a vedere meglio quando governi la comunicazione in termini di regolazione, quindi hai un'ottica più larga di una sola disciplina, e mi colpisce, e qui ci leghiamo agli studiosi di formazione, perché io ho il destino di aver fatto cose simili alle persone che mi stanno a sinistra, anche con risultati molto simili a distanza, quindi significa che non sono legate all'amicizia, ma sono legate alle scoperte che credi di fare, alle sintonie, al sentimento, il ruolo che stanno avendo le emozioni. È un anno che ci sto lavorando e la felicità è stata che tutti i libri che sono usciti sulla campagna elettorale, le pochissime cose, non libri, più articoli di rivista, che sono quasi tutti improntati all'idea di leggere il risultato elettorale dal punto di vista della diffusione dell'emotività, cosa che è sacrosanta, perché non c'è bisogno di dire che quando i cambiamenti sono così rapidi è evidente che significa che i vecchi punti di riferimento e gli orientamenti della socializzazione politica sono crollati, ma da qualche parte
i risultati devono essere giustificati e l'emotività è una bella chiave anche per capire la volatilità a cui accennava Mario Caligiuri. 5 anni fa credevamo che Renzi sarebbe stato saldamente al potere per un decennio, oggi lo pensiamo ovviamente con altrettanto fervore dei nuovi venuti e dobbiamo sperare invece che la ciclicità sia rispettata, ma questa è una cosa che Radio Radicale non so se potrò dire. Ma un po' di cambiamento fa bene a questo paese. Allora, il titolo La società della paura vuole spingervi a pensare al fatto che noi abbiamo diritto a vivere una società che non sia solo insicura. E invece l'introduzione di Mario Caligiuri ha detto: viviamo una fase di assoluta incertezza. Io chiedo a voi, chi ce lo fa fare di vivere in un'incertezza così strutturale? Chi di noi può dare il meglio in tempi di incertezza? Gli uomini, per definizione, nei tempi della paura e dell'incertezza, danno il peggio, si recludono, si ripiegano in se stessi, non si fidano degli altri, non si fidano dell'altro e ne abbiamo prove sconvolgenti dall'aumento dell'individualismo. Ma questo non basta ancora a uscire da qui più tranquilli, se noi non sottoponiamo ad analisi critica l'impatto che la comunicazione ha avuto nel nostro paese. E non vi stupisca che questa analisi critica vi viene proposta da uno che insieme a Umberto Eco ha inventato in Italia i corsi di comunicazione. Proprio perché lavoriamo sul fatto che la comunicazione può essere un asse formativo che ha cambiato la vita di alcuni dei presenti, è giusto però che noi vediamo anche l'altera pars, la faccia nascosta, l'altra faccia della medaglia della comunicazione. Questa faccia è una faccia che parla di eccesso di potere della comunicazione. Le nostre vite sono dominate dalla comunicazione, il nostro tempo è dominato dalla comunicazione, ma quello che succede nel pianeta dei giovani e dei bambini è inimmaginabile e noi facciamo finta di pensare che questo sia una gran ficata, che i bambini sono più svegli, più intelligenti se si dedicano ai tablet e agli device digitali. Ne parleremo incidentalmente, ma nel filone di questo discorso questo mi serve a dire che però il secondo punto in cui la comunicazione è diventata un problema individuale e collettivo, che la politica non sa cogliere fino in fondo, e vi dico di più, neppure l'autorità delle comunicazioni fino in fondo riesce a fare un'analisi così in profondità, perché si tratta di fare studi comparativi, è il fatto che la comunicazione è la prima fonte dell'aumento dell'insicurezza dei cittadini. Lo è per le scelte che fa a livello di contenuti, lo è per l'amore perverso che c'è nei confronti della cronaca nera. Siamo il paese al mondo in cui i giornali hanno più cronaca nera. Ora, anche qui domandatevi, una democrazia può vivere solo in un contesto in cui ci sono cattive notizie? E ognuno di noi può essere tranquillo, sereno, avere una visione del futuro se intorno l'immaginario gronda sangue, gronda delitti, gronda narrazioni di delitti che, sappiatelo, sono molto più diffuse del numero dei delitti? Non c'è un minimo di possibilità scientifica di correlare il numero dei delitti, che è in diminuzione, anche se la qualità dei delitti a volte è sconvolgentemente crudele, ma quantitativamente nelle società moderne, ed è una sorpresa, in passato credevamo che tutte le società capitalistiche avrebbero visto aumentare continuamente tassi di devianza, invece questi si sono stabilizzati, ma la rappresentazione dei crimini viene continuamente moltiplicata. Questo è un dato che è una scelta irresponsabile da parte dei media. Non c'è un altro modo per uscire da questa frase, se vogliamo dire un po' più di verità sul nostro tempo. Se c'è insicurezza, lo sto implicitamente facendo capire, significa che ci sono dei responsabili e ovviamente ognuno di noi lo diventa se non fa chiarezza, se non sa rispondere, se non impone un'agenda che sappia mettere in equilibrio il male e il bene, perché nessuna società può vivere solo col male, non ci sono tempi in cui solo i fiori del male possono prevalere. Quindi ci sono dei responsabili, forse anche la politica, ma certamente la comunicazione.
ci sono dei collaboratori e i media fanno spesso parte di questo lavoro. Non dimenticate che il Censis meno di 10 anni fa ha pubblicato il suo rapporto intitolando La fabbrica della paura. Era uno studio sulla cronaca. Ora, se c'è una fabbrica della paura, ci sono anche dei fabbricanti. E per quanto possiamo amare il lavoro dei giornalisti, se i giornalisti fabbricano solo necrologie, è chiaro che non ci aiutano a tenere in equilibrio la nostra felicità e il nostro benessere individuale. Quindi dobbiamo individuare i responsabili, non lo potrò fare fino in fondo proprio per il ruolo che ho pubblico. Ci sono dei collaboratori e ci sono soprattutto vittime. Troppi di noi vedono la loro vita peggiorata, messa in discussione dall'aumento dell'incertezza, o meglio, e qui un salto scientifico che voi sicuramente siete in grado di fare, non un aumento dell'incertezza o dell'insicurezza, ma un aumento dell'insicurezza percepita, e cioè di quella che è tutta regalata dalle cornici dei media, e di cui ovviamente le principali vittime sono i poliziotti, gli operatori della sicurezza, perché si trovano a fronteggiare non solo l'insicurezza fondata sugli standard della criminalità, ma anche l'insicurezza fondata sull'alone comunicativo, sulla bolla comunicativa che i media hanno costruito sull'insicurezza. Sto ancora facendo l'indice e forse sarà tutto qua la mia lezione di questa sera, ma voglio uscire da qui cercando di mettere in una sequenza logica questo ragionamento, perché dobbiamo uscire sapendo che anche l'insicurezza la puoi combattere se ci metti sopra un po' di conoscenza, non la puoi estirpare. Non sto raccontandovi che da stasera vi renderò più sereni, ma certamente cerco di mettervi nelle condizioni di adottare uno stile di osservazione della realtà, dei dati e degli studi, e quindi non solo le grida dei politici e dei media, che sono quasi sempre discorsi urlati, e anche quello la dice lunga sul fatto che non possono essere sequenze logiche se sono grida. Nessuno di noi usa il congiuntivo quando grida, quindi significa che noi lì ragioniamo di meno. Se non usiamo il congiuntivo significa che non mettiamo in fila i pensieri logici, che diciamo slogan, battute a effetto, e noi ne abbiamo patite anche troppo di battute a effetto. Allora, il primo punto che dovrei trattare è il fatto che la democrazia e il welfare nascono come prima vocazione, come elemento di argine rispetto all'insicurezza. Non sembra vero, ma molti di noi sanno questa storia del solidarismo cattolico e di sinistra all'inizio, ma anche delle società di assicurazioni. Nell'Ottocento, ma diciamo io ho studiato soprattutto il Novecento, le società di assicurazioni cominciano a lavorare sugli incidenti, sulla mortalità, di nuovo un riferimento terribile alle vicende di questo paese in questo scorcio di estate, sulla situazioni che mettono in crisi le famiglie, quindi la disgrazia, la morte, le malattie prolungate. Non sembra vero, ma il welfare state nasce come risposta statistica alla frequenza di questa casistica di sventure, quindi nasce come elemento di soluzione collettiva di crisi individuali. Oggi noi invece abbiamo i media che credono di trasformare la narrazione del mondo in racconti individuali di crisi, non sociali. E quando non sono più sociali, noi non abbiamo più la capacità di risposta. Mi piace dirvi che la democrazia nasce in qualche modo come limite al fatto che le società sanno organizzarsi per ridurre l'impatto del male sulla vita degli uomini. Nelle società contadine questo era tipico, le banche cooperative nascevano per gli anni di raccolto scarso, ma sono storie che questo paese conosce bene e non sa adeguatamente raccontare. Noi non possiamo permetterci oggi che la democrazia non si senta ancora welfare, cioè una roba che coltiva il benessere, e se coltiva il benessere deve in qualche modo antagonizzare la paura, ridurla al minimi termini possibili. Secondo, i media in Italia nascono e diventano forti
nella seconda metà del Novecento. In particolare la televisione nasce e diventa rapidamente significativa dal 4 gennaio del 1954, ma poi dagli anni 60 diventa un medium incredibilmente distribuito e capillare. Perché cito questo dato? Non per fare una conferenza da studioso di storia dei media, ma perché il modo in cui i media diventano forti in Italia è diverso da quello che è successo in altri paesi di democrazia capitalistica a cui aspiriamo a confrontarci, soprattutto Francia, Inghilterra, Germania e successivamente anche la Spagna, che però arriva più tardi alla democrazia. Noi aumentiamo più velocemente i tassi di comunicazione e di consumo televisivo che quelli di scolarizzazione. In tutta la seconda, questo non sarà sfuggito a molti dei presenti, non è più vero dal 1990, non è un caso che da quel momento comincia la svolta. Fino al 1990 i tassi di aumento della scolarizzazione, che pure sono una straordinaria conquista della società democratica, sono però poca cosa rispetto all'aumento vertiginoso del consumo televisivo che negli anni 80, con la nascita del più grande delle televisioni commerciali, che è stata una grande invenzione comunicativa, quella di Berlusconi, arriva a saturare il 97% del tempo dei ragazzi della scuola media di quegli anni, 97, mai più nessun medium è arrivato, neanche il digitale, a queste percentuali, e sugli adulti le percentuali erano al 94-95, quindi a quell'epoca i giovani erano i più mediatizzati. Metto in correlazione questi due dati perché quando in un paese il volano non è sulla formazione ma sulla comunicazione, è chiaro che non ti trovi in una società adeguatamente attrezzata a godere della comunicazione. La comunicazione la capisci, cambia la tua vita, allarga i tuoi saperi, se si volge a persone che hanno già un minimo di formazione critica elaborata ed educata. Non sembra vero, sembra è una narrazione che ha a che fare con i processi evolutivi di ognuno di noi. Noi cresciamo attraverso gli stimoli anche dell'adulto e del maestro. Oggi i bambini crescono più con il tablet che con i genitori e l'insegnante. Tra l'altro sappiate che per la prima volta nella storia c'è un mezzo di comunicazione che conquista i bambini prima che essi entrino a scuola. Il tablet è, come abbiamo studiato, impressionantemente diffuso già a 2, 3, 4 anni, cioè prima dell'ingresso. Quindi si è rovesciato il fatto che nella storia di tutti gli uomini la scuola era il primo elemento di socializzazione. Tanto per cominciare, adesso deve negoziare il secondo posto. Pensate alle conseguenze di quello che ho detto, e cioè il fatto che la comunicazione corre più veloce della formazione, ha bisogno di meno investimenti, perché la comunicazione è abbastanza a basso costo, soprattutto quella digitale, che stupidamente viene definita free, viene considerata dai giovani free, che significa libera, ma loro intendono gratuita, che sono due concetti un po' diversi tra di loro. E quando la comunicazione corre più veloce della comunicazione, prima o poi si determina una bolla, cioè che i saperi distribuiti dalla comunicazione in una società contano di più di quelli distribuiti dalla scuola e dall'università. Voi domandatevi se questo è un modello di sviluppo culturale sano ed equilibrato, o se non ci conviene fermarci a pensare al nostro piano di sviluppo culturale. Ecco perché il lavoro che fa Soveria mi colpisce, perché rimedia tra le culture e la centralità dei media. Non dobbiamo subire soltanto il trionfalismo della comunicazione, o almeno quando il trionfalismo significa un licenziamento della funzione della scuola, significa che la comunicazione da quel momento cessa di essere alleata della formazione e della socializzazione. Questo non è sempre accaduto, ma dagli anni 90 sta cominciando a diventare un fenomeno significativo e diventa più grave con l'arrivo delle reti digitali, dove la privatizzazione, l'individualismo, l'incattivimento, le fake sono le parole più ricorrenti. Al tempo moderno, con tutte le tecnologie che siamo stati in grado di inventare, noi abbiamo più disinformazione che informazione corretta. Vorrà dire qualcosa che l'aumento delle tecnologie di per sé non garantisce la qualità della comunicazione, se non c'è in mezzo la scuola
un adulto, l'intellettuale, che dice qualcosa di diverso dai linguaggi dominanti. Le colpe dei media sono riassumibili facilmente. Qui forse possiamo già cominciare a far scorrere qualche slide, ma lascio a te la responsabilità di scegliere le slide. Così io faccio un discorso sequenziale. Lo squilibrio bene male ve l'ho già detto, non va bene che i media siano così avvitati sul male, anche perché i media credono che la cronaca nera aumenti le platee di pubblico, le aumenta due giorni dopo, ma poi le fa rientrare entro parametri più critici. E questo ovviamente fa sì che quando sono arrivati gli immigrati, una cultura informativa come quella italiana, che amava in modo pigro la cronaca nera, perché la cronaca nera consente ai giornalisti di non faticare, di non mettere in funzione il cervello, perché sono racconti tutti uguali, tutti ripetitivi, con gli stessi, erano gli stessi aggettivi che noi subivamo quando eravamo immigrati in America, e molti di quelli che parlano in televisione contro gli immigrati si sono dimenticati che i loro genitori sono stati a loro volta migranti, e se non te lo ricordi non soffrirai fino in fondo quello che sta succedendo. Devo accelerare. Dicevo, la cronaca nera è stata interessante perché ha preparato il terreno per gli immigrati. Arrivano gli immigrati, nessuno li difende, quindi erano oggetti straordinari, perché bastavano mettere la nazionalità, rumeno, albanese, lì ovviamente c'è stata un po' di stagionalità. E anche il fatto che c'è stagionalità la dice lunga sul fatto che sono narrazioni. Perché se fosse oggettiva, basterebbe dirgli migranti, se sei costretto a dire senegalese eccetera, significa che subisci gli sbarchi dell'ultima settimana. Quando arriva il terrorismo la situazione cambia, nel senso che il terrorismo nei mesi e nelle giornate in cui ci sono stati attentati all'estero, che noi abbiamo patito come se fossero avvenuti sul nostro territorio nazionale, sappiatelo, i dati dicono che noi reagiamo al terrorismo come se avessimo avuto attentati. Invece, grazie all'intelligence, qui non lo dice quasi mai nessuno, grazie al prefetto capo della polizia, che dall'anno del giubileo ha inventato strategie di contrasto anche con le università nei confronti del terrorismo, grazie a tanti uomini della polizia che noi non citiamo mai perché non fanno salotto, che hanno maturato una competenza che ci ha reso l'unico paese capitalistico d'Europa che non ha avuto ancora un attentato terroristico. Ora, qualcuno dice che prima o poi arriverà, ma intanto perché non ci fermiamo a dire che noi non l'abbiamo avuto? Perché è una buona notizia e nessuno ve lo dirà. Io amo un telegiornale che una sera dica l'Italia non ha avuto un attentato terroristico. Non lo troverete. Soprattutto non lo troverete nei prossimi mesi. Sul terrorismo stavo facendo una silloge, poi salterò questa parte perché è il terreno su cui ho vinto poco prima di andarmene dall'università, un progetto di rilevante interesse nazionale sulla rappresentazione del terrorismo e sui problemi che provoca l'ansia collettiva, e lì abbiamo inventato il concetto di ipertensione comunicativa, che se c'è ipertensione è chiaro che significa che non stai bene. Significa che ti devi prendere la pillola. Ora, io spero che in futuro non abbiamo bisogno di prendere la pillola contro l'ipertensione dei media. In questo dato del terrorismo c'è un elemento che mi piace non dimenticare di dire in questa sintesi delle cose che mi ero preparato di dirvi. Non solo noi stiamo patendo il terrorismo come se l'avessimo vissuto, ma, e quindi significa che è una costruzione essenzialmente mediale, perché il fatto in Italia non è avvenuto. L'unico morto è quello legato a un incredibile incidente di congestione delle decisioni politiche a Torino per una partita di calcio. Non sembra vero che una partita di calcio possa tradursi in una roba che porta alla morte di un giovane. Neanche giocata in Italia, solo raccontata di nuovo, di esportazione, i maxi schermi. Stavo però facendo una piccola conclusione sul terrorismo. Quando i giornali si avvitano sul terrorismo, improvvisamente si scordano gli immigrati. I miei studi su questo sono implacabili. Allora, se si riscordano, non è che sono andati via quella settimana,
significa che non sono interessanti perché hanno roba più intrigante, più astuta, più ricattatrice, quella che in America si chiama la shock communication, frase no, nata dopo la shock economy. Allora, se il terrorismo fa fuori cronaca nera immigrati, dobbiamo prendere atto che una parte della costruzione sugli immigrati, ma soprattutto sulla cronaca nera e sullo stesso terrorismo, è una parte che non fa parte di una restituzione della realtà a cui abbiamo invece diritto. Abbiamo diritto che la comunicazione ci faccia compagnia nei processi di cambiamento, perché la comunicazione ha questa forza che nasce nel tempo in cui i cambiamenti sono più accelerati e quindi deve essere, non dico un angelo custode, non mi faccio illusioni, ma un elemento di sostegno nel cambiamento. Se questo elemento diventa un sostegno necrologico, cioè ci incoraggia a vedere soltanto aspetti critici, noi cominciamo a disperare che il futuro sia possibile. Come darvi qualche dato di quel, che se non vi do qualche dato, qui chiederò velocemente, se ce la facciamo, di arrivare ad alcuni dati, non più di 5 slide, vi garantisco che una che preparate 70 è uno sconto di pena notevole. Il primo è quello, ci metterò un po' perché, il primo è quello che troviamo alla pagina 21, se tu riesci a trovarla velocemente, è un'agenda, è un dato della Carta di Roma e quindi ti verrà in mente qualcuno. Uso solo questa slide sulla narrazione dei temi dei quotidiani. Noi viviamo una drammatica crisi economica, l'economia e il lavoro dal punto di vista delle percentuali di trattazione sta al 2%. Voi siete soddisfatti che nessuno parli della precarietà giovanile? Perché l'immigrato è più interessante della precarietà. Ora, se davvero dobbiamo difendere a livello sovranistico i nostri concittadini, ma difendiamo almeno i giovani. Se tu della precarietà non parli, non arriveranno le politiche e non stanno arrivando neanche adesso, e qui c'è una gravissima responsabilità delle politiche del passato, soprattutto non recente, ma dell'ultimo decennio, quando le politiche hanno pensato che la flessibilità faceva bene al mercato del lavoro. Voi domandatevi che fregatura abbiamo avuto. Anche noi per un po' avevamo pensato che forse un po' di flessibilità poteva essere una riforma, e invece è stata, non è neanche riuscita a risolvere la crisi del mercato. Allora tanto valeva distribuire la flessibilità su tutte le età. La Gelmini ha fatto la stessa cosa irresponsabile sull'università. Ci sono tre fasce di professori: i ricercatori, gli associati e gli ordinari. Ovviamente, essendo vecchio, voi potete capire da quale parte sto di questa graduatoria. Lei ha messo, diciamo, a precarietà la figura dei giovani. I ricercatori adesso sono flessibili, proprio quando dovrebbero farsi una casa e cercare un lavoro. Quindi, in quale paese del mondo tu nei mestieri della conoscenza non li incoraggi all'inizio e magari metti a metà tempo gli ordinari, fai forme di scivolo? Lasciamo perdere, un minuto di silenzio per la Gelmini, però fa sempre bene per chi ama l'università come me. Se andate avanti nelle voci di questa slide, l'economia è la più debole, il terrorismo, stiamo parlando di anni in cui recenti, in cui vedete oscilla tra il 4 e il 9, ma vedete che il 4 e il 9 sono dati molto diversi tra di loro, significa che in alcuni anni quindi c'è stato una specie di silenzio. La criminalità e la sicurezza nell'anno più recente è il 16%, cioè 14% in più della crisi economica. È normale questo fotomontaggio della realtà? La precarietà non colpisce più case, più persone, più tavole, più visi, più intelligenze? Io non lo dico con retorica, perché chi fa il professore si rende conto che se tu prepari gente per lavori che non ci sono, svuoti il senso della formazione, delegittimi il lavoro del professore. Vado avanti. L'accoglienza era al 24%, precipitata dal 55 in due anni, dal 55 al 34 al 24. I flussi migratori dal 22 al 44%. Ora, noi sappiamo che non è vero che in quegli anni c'è stato un raddoppiamento degli immigrati,
Quindi significa che c'è stato un raddoppiamento dell'interesse comunicativo. Significa cioè che i media costruiscono un'agenda che è il contrario di quella che servirebbe alla pace sociale e ai tempi di crisi, perché nei tempi di crisi non devi negare che esista la cronaca nera, ma la devi mettere in equilibrio con il resto della vita. Tutte le nostre vite sono fatte di bene e di male, di dolore e di felicità, ma non c'è mai capitato la vita in cui ci sia soltanto il male. Devo accelerare e vado sulle cose più interessanti a livello europeo, perché poi è lì che avviene la vera analisi differenziale tra chi studia e chi grida. E mi permetto di scegliere al massimo. Passiamo intanto alla 29. Intanto ringrazio Luisa, che come sapete lavora nel mio stesso posto di lavoro, quindi Soveria è rappresentata all'autorità delle comunicazioni. E insomma, anche qui, ed è una mia laureata, spero che voi mettiate insieme tutti questi elementi paraprovvidenziali. La tavola 29, l'ultima che parla dei migranti, perché a me interessa di più che noi vediamo quando cambia la sensibilità degli italiani, che poi produce i risultati che sappiamo, è intitolata Migranti e tensioni con vista dall'Italia. Lo stesso dato ce l'abbiamo sull'Europa, nella slide precedente, ma io tanto ve la lascio. E il salto quella europea che è molto diversa dalla nostra. Come vedete, qui nella analisi dell'Eurobarometro, una delle analisi più importanti che abbiamo in Italia, finalmente la disoccupazione è in testa, quindi significa che in qualche modo una presa di sensibilità c'è. Al secondo posto troviamo negli ultimi anni l'immigrazione, negli anni di partenza era al sesto posto dopo situazione economica, crisi sociale, insicurezza e un altro tema che non riesco, e stili di vita. Negli ultimi tre anni arriva al secondo posto, cioè l'immigrazione comincia a tallonare la disoccupazione e credetemi, anche dal punto di vista dell'impatto quantitativo, non ci siamo, perché tutti i dati del Ministero dell'Interno, anche quelli più intelligenti, cioè che li aumentano con un po' di tasso di immigrati che non vengono colti dalle statistiche perché c'è un tasso di irregolarità, questo sì importante, sono comunque tra il 10 e l'11%. La disoccupazione è molto più devastante, in Italia è arrivata al 30%, quindi significa che c'è una pessima capacità di restituzione. Questo significa una distorsione delle fonti di preoccupazione. Come avviene questo? Lo capiamo dalla slide successiva. Nel 2015, un anno di svolta della sensibilità in Italia sui migranti, quindi significa che in quegli anni le politiche pubbliche non hanno capito quanto questo tema stava lavorando in profondità, anche per colpa dei media, ma anche per colpa dei ritardi della politica, voi avete davanti la media dei paesi europei in alto, quindi la nostra comunità di destino, perché qualunque cosa si pensi dell'Europa, solo un irresponsabile può pensare che la nostra comunità di destino non sia l'Europa, da riformare, da ritoccare, ma la nostra cultura è quella, non ci sono santi. Se voi interrogate i giovani, sono i giovani che tengono in piedi l'Europa con l'Erasmus e con la mobilità, e quindi quello è il futuro. La media europea, come vedete, è significativa. Se sulla risposta il suo paese dovrebbe aiutare non gli immigrati ma i rifugiati, siamo nella media europea sopra il 60%. L'Italia è stata sempre, fino all'anno precedente, nella media europea. Da quell'anno l'Italia ha cominciato a somigliare ai paesi del cosiddetto gruppo, che all'epoca non c'era questa formula, di Visegrad, cioè l'Ungheria, di cui ieri i telegiornali vi hanno fatto straordinarie narrazioni dicendovi che è un paese ad altissimo tasso di sviluppo, ma dimenticano di dire la base di partenza. I media non studiano neanche l'economia. Allora, quando un paese come il nostro, qui badate, non c'è nulla di, magari ci fosse un'analisi politica, perché se fosse un'analisi politica basterebbe cambiare per risolvere. Non c'è neanche un'analisi morale
perché io sono cattolico e quindi dovrei indignarmi per gli eccessi di battute nei confronti della Chiesa. Oggi su Repubblica sento uno che dice: io mo la Chiesa me ne frego e comincio a pregare Dio per cavoli miei. Ma che risposta è la privatizzazione? Un Dio fatto su misura per casa sua, come i lari dei romani che si facevano all'altarino, roba da regressione medievale. Ma ho parlato di emotività, ho parlato di cattivo impatto della comunicazione, quindi purtroppo queste risposte non mi stupiscono, ma devo cercare di eccitare al massimo l'arto della conoscenza, la testa, la mente, perché solo se noi mettiamo in moto più la mente che il cuore riusciamo a ragionare e a raffreddare le tensioni che l'attualità altrimenti ci regala. Allora, vi ho detto, l'Italia sta al 40% mentre la media europea sta al 60%. Fino all'anno precedente eravamo anche noi nella media. Ora noi, da tutti i punti di vista, degli standard sociali, economici, di benessere, di scolarizzazione e di cultura, siamo diventati, non lo eravamo prima, ma dagli anni 90 che sto mitizzando, siamo diventati assolutamente simili a tutti i paesi di democrazia capitalistica più moderna e avanzata: Inghilterra, Germania, Francia, e si è avvicinata alla Spagna che ha fatto passi da gigante. Questi quattro paesi, ma poi ci sono non mi confronto con i paesi del nord Europa che hanno un livello ancora più avanzato di questi. Noi siamo diventati simili, le percentuali della lettura dei libri, del consumo di televisione, dei nuovi media, del digitale, della industriosità. Quindi se noi siamo simili sotto tutti i profili culturali e anche dei profili di scolarizzazione, cioè l'Italia è diventato un paese a buon tasso di sviluppo dell'università e persino dei master e dei dottorati, come possiamo poi su una domanda del genere essere invece simili a paesi che come modello di sviluppo sono così diversi? Quindi lì è avvenuta una frattura che noi dobbiamo a tutti i costi cercare di capire, perché è una smagliatura. Se è avvenuta una smagliatura nella rappresentazione dei rifugiati, pensate cosa penseranno degli immigrati, e quindi significa che c'è un tasso di persone in cui gli immigrati sono diventati una fonte di infelicità individuale, e dato che non ci sono le ragioni statistiche per consentirlo, è alla nostra portata, alla portata della cultura, della comunicazione, della formazione, non dico antagonizzare, ma correggere questa distorsione. Noi dobbiamo tornare ad essere più simili ai paesi con cui ci siamo in qualche modo compenetrati. Pensate che l'europeizzazione degli standard culturali è una vittoria strepitosa di cui nessuno vi racconta niente. Noi 50 anni fa avevamo una penuria di mezzi di comunicazione, di mezzi di cultura, di lettura, di teatro, che era da paese premoderno. Noi chiamavamo questo, qualcuno se lo ricorderà, proto-industria culturale, cioè non si poteva neanche usare la parola industria, quindi significa che è roba quasi artigianale. In 50 anni scarsi siamo diventati simili a paesi che abbiamo sempre considerato più avanzati. Perché non dobbiamo difendere questa soglia di civilizzazione? Perché rinunciare alla civilizzazione? Io non sono sicuro che la politica ce la faccia a ritornare ad essere un mezzo di emancipazione come lo è stata negli anni in cui la democrazia italiana è nata. È possibile che occorra ripensarla drasticamente, ma è certo che non sarà l'antipolitica a salvarci. È certo che tutto quello che è legato alla parola anti è un grido per stimolare i nostri decibel di emotività. Noi non abbiamo bisogno di anti, abbiamo bisogno di pro, abbiamo bisogno di cambiare linguaggio, di uscire dalle curve, dalle contrapposizioni. Pensate se sugli immigrati si fosse realizzata una qualche politica, non dico solo adesso, è colpa anche delle governance precedenti, di solidarietà nazionale, cioè considerare temi epocali come quelli non una roba di disputa politica, ma cose su cui una società si accorda con la gradualità, con l'intelligenza, con il cervello, non con le emozioni e con le grida. Ogni volta che noi saremo complici di un'accensione dei temi, di una accentuazione dei toni,
non facciamo bene alla nostra vita, non facciamo bene agli altri. Allora ricominciamo a usare la testa, ricominciamo a pensare, perché soltanto pensando noi potremo costruire un futuro degno di un paese che si chiama Italia. Grazie. La relazione del professor Morcini è stata ricca di suggestioni che sicuramente i nostri amici raccoglieranno prontamente. Diamo prima la parola al presidente Loiero, che è già stato ospite di questa sala presentando il suo ultimo libro, Lor Signori, di ieri e di oggi, che ha avuto un successo nazionale. Non c'è bisogno di presentare il presidente Loiero, ministro della Repubblica, il governatore della nostra regione, è stato anche senatore del nostro collegio. Sovere Vanelli è sempre stato un po' di casa. Quando nelle mie attività politiche ho avuto modo di fare l'assessore alla cultura della nostra regione, le iniziative svolte, quelle che ho trovato, le iniziative che ha svolto il presidente Loiero, ho trovato solo cose belle, a cominciare dal bellissimo film di Wim Wenders, Il volo, che ha raccontato la vicenda anni fa di Riace, che oggi è all'attenzione nazionale. Grazie Presidente Loiero per essere qua. No, ma questo va bene, no? O no? Comunica, questo va bene. Allora, no, sono io a ringraziare l'amico Siviani, Mario Caligiuri, amico di un tempo, posso dirlo, lontano, senza scoprire non la mia anagrafe, che è più nota, ma la tua. Che è più mascherata. Ma io ho iniziato giovane. Giovanissimo, giovanissimo. È la prova di quello che ho detto. E quindi voglio dire, io sono qua indebitamente a questo tavolo, Mario è sempre pieno di invenzioni, ma perché non accettavo che veniva Mario Morcellini qui e che io non venissi a salutare lui e voi. Poi che abbia avuto la possibilità di sentire una relazione straordinaria, non voglio lusingarlo, lo conosco e tra amici non ci si lusinga, è bellissima, in cui ho preso tante cose, perché la cosa più bella della convivenza e dell'ascolto è che si apprende sempre qualcosa e non finiamo mai di apprendere. Io conosco la sua intelligenza effervescente, fibrillante, di personaggio di grande qualità, che ha detto delle cose che purtroppo non si sentono in giro. Ora, io prenderò 3-4, avevo preso un sacco di appunti, ma dirò cose, insomma, prendendo spunto dalle cose che ha detto Mario. Beh, noi abbiamo abbandonato completamente l'idea, per esempio, che la politica si debba fare non con la competenza, la conoscenza, ma attraverso quel circuito perverso che sono le emozioni. Eppure la politica è diventata così complessa, ma così drammaticamente complessa, che per esempio gestirlo, affrontarla con le emozioni è proprio creare lo scadimento della politica stessa. Perché dico questo? Beh, la politica, oggi io faccio un piccolo esempio. Pensate all'Ilva di Taranto, dove per anni la politica, la guida di quella regione, allora era Vendola, mi ricordo, ma adesso c'è Emiliano, e la scelta era tra perdere il lavoro, che per il sud è un dato drammatico,
o morire di cancro. E siccome l'incidenza di un presidente della regione è notevolissima in questa direzione, mi dite che cosa scegliere? Anche perché poi, attenzione, gli operai preferivano morire di cancro ma non lasciare il lavoro. Faceva dei passaggi Mario su bene e male, ma se andare a guidare un paese, una regione, se fosse facile scegliere tra bene e male, ma non ci sarebbero problemi, purtroppo il bene e il male è in un nucleo unico, che è difficile quindi scegliere. Dico queste cose perché è vero, adesso noi abbiamo delle forze, possiamo chiamarle giovani, che sono andate al potere, hanno vinto, se crediamo nella democrazia dobbiamo accettare questo risultato. Dico però una cosa che è abbastanza elementare, ma magari non passa nell'opinione pubblica. Guardate che il potere che ti serve per vincere le elezioni non è quasi mai lo stesso che ti serve per governare. Talvolta è il contrario, perché tu non puoi seguire quello che magari piace alla gente, perché la gente spesso sbaglia. Perché specie oggi l'emozione aduggia il pensiero, la ragione. Se voi pensate per un attimo che qualche mese fa il Washington Post ha detto: beh, noi vi dimostriamo quante sono le cose false o comunque inesatte che ha detto Trump agli americani e al mondo. Hanno fatto una somma non smentita e siamo a 3.021 falsità tra il 1 gennaio del 2017 e il aprile del 2018. Allora, no, perché dico Trump? Perché Trump è stato decisivo per l'Europa, decisivo. Perché? Perché Trump ha esportato un modello, suscitando anche, rifugiandosi anche su istinti terribili, cioè un personaggio, faccio un esempio, che ti dice con candore, dice: io non ho mai finito di leggere un libro nella mia vita, di leggere un libro. E, insomma, o per esempio, mi ricordo una conferenza stampa immediatamente dopo la vittoria, i giornalisti gli ponevano delle domande e poi un giornalista che era in sedia a rotelle e che aveva difficoltà a parlare, gli ha fatto una domanda e gliel'ha posto con quel deficit orale che era della sua malattia. E lui, che aveva fretta, ma insomma, che vuoi dire? Cioè, mi mando una tragedia. Allora, attenzione, finché questo lo fa il presidente della regione Calabria, voglio dire io, ecco. Beh, il problema è circoscritto a questa regione, un pochino oltre. Ma il presidente dell'America, degli Stati Uniti d'America, è colui che tiene in mano la valigetta dei codici nucleari. Se viene sopraffatto dall'emozione, anche il mondo può sparire. E naturalmente è un dato che noi vogliamo, che naturalmente ha bella posta, esagero. Come questo discorso che faceva Mario sui rifugiati. Attenzione, non si tratta di buonismo o di essere cattolico, anche perché se devo dire proprio tutta la verità, visto... insomma, anche il Papa che aveva esordito con Lampedusa, e poi un pochino, via via, si è andato calmando. Perché anche il Papa segue i sondaggi. Lo dico da cattolico questo. Allora, i rifugiati, stiamoci attenti. Noi dovremmo introdurre, lo dico a un educatore di vaglia, anche se adesso fa un altro mestiere, dovremmo introdurre nelle scuole e dalla media
un uso abbastanza poco parcellizzato della demografia. Perché facciamoci piccoli conti, il Niger nel giro di 25 anni avrà la popolazione dell'intera Europa. Noi possiamo continuare a vivere rappresentando il 18% tutto l'Occidente, tutto, e sfruttando l'80% delle risorse? Ma lo dico alle signore che vedo qua dentro, ma che significa quando vi dicono che sono sbarcati dei bambini non accompagnati? Sono dei genitori che mettono i propri bambini di 5, 6, 7 anni su una barca che al 50, 40, 30% può fare naufragio e li lasciano. Da quale orrore fuggono? E la donna che arriva con un bimbo in braccio di 3-4 anni e quando resta in Libia per un anno, così in questi lager la mettono pure incinta, e poi si mette su una barca che anche lei sa che può fare naufragio al 30, 40, 50%. Noi questo mondo dobbiamo capirlo. Nei prossimi 20 anni 50 milioni arriveranno, ci dobbiamo convivere. Certo che vanno, i flussi vanno regolati, perché è in questo, questa Europa che dobbiamo continuare ad amare anche rispetto alle contraddizioni terribili. Perché oggi sentivo una cosa molto bella, lo dicevo poc'anzi, di Giuliana Amato, una lezione magistrale, in cui diceva: ma intanto non è tanto il fatto che l'Europa ci ha garantito nessuna guerra. E ha ricordato una cosa che avevo letto molti anni fa. Ha ricordato che a un certo punto, quando Schuman propone la società del carbone e dell'acciaio, lo fece con una... lo disse a De Gasperi, a tutti questi, ad Adenauer, dicendo: ma noi, soprattutto Adenauer, noi abbiamo sempre fatto le guerre per carbone e acciaio, ecco, facciamole insieme, su questo la guerra non la facciamo più. Era semplice, se... eppure allora, che cosa voglio dire? Distorsioni, poi quelle che diceva Mario, ma se posso aggiungere una piccola cosa senza con questo, ma vedete la tragedia di Genova. Io, Genova è una città che mi è cara, come tante città italiane, perché l'Italia è l'Italia, poi avrà tutte queste contraddizioni, ma è l'Italia, quindi Genova per molte ragioni anche sentimentali mi è cara. E qui voglio notare una cosa rispetto al sud. Genova, apriamo interi giornali dal 14 agosto su Genova, ci sono stati tanti morti, è giustissimo. La sera in cui ci sono stati 10 morti in Calabria, io ho aperto la 7, perché siccome ho fatto politica, preferisco quel telegiornale perché fa politica, nel senso, poi naturalmente ho i miei filtri e quindi riesco davvero a vedere, però stimo Mentana, insomma, quel giorno... potete vederla il 14 agosto, cioè noi il 14, quando è avvenuto il fatto, mi pare il 20, la notizia dei 10 morti in Calabria è stata la quinta notizia. C'è una... No, ma noi dobbiamo avere questi canali nazionali proprio per quello che dicevi te, perché uno deve vedere pure se ci sono cose positive. La RAI ha aperto, i primi e il secondo hanno aperto, ma la 7 l'ha data quinta, una disparità immane tra come viene vissuto il sud e il nord, una disparità, una disuguaglianza che è diventata gigantesca negli ultimi anni, come nell'immediato dopoguerra. Quindi sotto questo aspetto ci sarebbe bisogno di fare delle belle battaglie, se posso fare, e poi finisco, l'ho fatta lunga. Se posso fare una piccola chiosa, noi dovremmo stare attenti a quello che succederà di qui a poco, perché Lombardia e Veneto hanno fatto 2 referendum, vogliono 23 competenze concorrenti, le vogliono in forma esclusiva.
ma non vogliono la competenza per mettere un'etichetta. Per delle competenze c'è bisogno di finanziamenti. Se loro attingono allo Stato nazionale, presto verrà meno quel fondo perequativo su cui sopravvive il Sud. Ma nessuno ne parla, nessuno. È una cosa, anche questa drammatica, però mi rendo conto che l'ho fatta lunga. Chiudo dicendo due cose. Sì, è vero questo discorso anche della giovinezza. Io ricordo spesso che la giovinezza è stata l'elemento centrale, anche quando la rilanciava Renzi, io anche nel libro ho scritto, ma che cos'è la giovinezza? Grande rispetto per la giovinezza, ma dico, è l'elemento centrale del fascismo nascente, cioè giovinezza, primavera, come l'idea della morte è quella della bella morte del fascismo decadente, che perdeva, insomma, no? Della Repubblica di Salò. La giovinezza, certo, è un elemento importante, è certo che bisogna, tutti abbiamo giovani in famiglia, ci mancherebbe, ma loro hanno, come diceva anche qui brillantemente Mario, ma i giovani sono tutti per l'Europa. Stiamoci attenti che sulla Brexit c'è un pentimento drammatico in Inghilterra, drammatico. E voglio dire che anche queste cose, per chiudere, certo la giovinezza ha un valore sommo, però ricordo una frase bellissima di Goethe, che mi pare scrive o in Viaggio in Italia, io due cose ho letto di Goethe, quindi dice, essere giovani è frutto del caso, rimanere giovane è un'arte di poeti. Allora, stiamoci attenti, per dire, davvero la chiudo qua, noi dobbiamo stare attenti, io non mi preoccuperei più di tanto, come c'è tanta preoccupazione per un governo così, se noi andiamo avanti così è chiaro che usciamo dall'Europa. Ma voi avete idea di quale può essere una conseguenza del genere? Noi usciamo dall'Europa perché per fare quello che vogliono fare c'è bisogno di una cifra, ha scritto Cottarella, da 105 a 112 miliardi. E loro vogliono sforare il 3%, come lo puoi sforare? Attaccando l'Europa, quello che ti deve dare il permesso di sforarlo. È una cosa anche sul piano tattico, ma forse si vuole creare l'incidente per uscirne gioco forza. È una follia. Come dato finale consolatorio, io voglio ricordare a me e a voi che Tsipras in Grecia nel 2015, dopo aver fatto un referendum sull'Europa e averlo vinto in forma plebiscitaria contro l'Europa, non più tardi 10 giorni dopo è andato e ha firmato a Bruxelles per evitare che la Grecia morisse del tutto. Grazie. Grazie al Presidente Loiero. Adesso la parola al professore Giuseppe Spadafora, che ha sempre nei suoi studi collegato la democrazia con l'educazione, uno studioso di Giovanni Gentile, oltre che di John Dewey, e che tra i primi in Italia ha introdotto lo studio della pedagogia multiculturale. Quindi la parola al professore Spadafora, ringraziandolo per essere qua. Sono io che ringrazio Mario Caligiuri, mio collega di Dipartimento dell'Università della Calabria, con cui spero di poter progettare un'azione culturale più significativa, come lui da anni la sta sviluppando in questa comunità illuminata della Calabria che è Soverini. Questo mi pare che sia un po' il nostro augurio, pur nelle difficoltà. Io ho insegnato in 7 università del Mezzogiorno e quindi bene o male mi sono fatto questa idea difficile, Mario, diciamo, della società meridionale e della possibilità che la cultura possa trasformare la società.
io ho sentito con grande attenzione la significativa relazione del professore Morcellini, veramente di altissimo livello, ecco, perché mi ha fatto pensare. Ecco, quindi quando una relazione riesce a darti degli stimoli anche innovativi, è chiaro che ritengo che sia, vada al di là anche della solita lezione magistrale e diventi un momento di riflessione. E io vorrei tentare, proprio perché stimo molto l'amico Morcellini, di fare proprio una mia riflessione in base a quello che tu hai detto, in base anche a quello che il presidente Loiero ha sottolineato, diciamo. E c'è, in base ovviamente alle cose che io studio, che riesco a capire, che riesco a sviluppare, ma c'è un grande problema oggi, secondo me, nella società globale contemporanea. È una società che il grande sociologo, tu citavi, Beck, parla del rischio. Altri, Bauman, questi autori che hanno segnato il nostro tempo, parlano della libertà, però voglio dire, una società sostanzialmente che mantiene i suoi poli di potere economico-militare, parliamoci chiaro, voglio dire, e mantiene, sviluppa, ecco, forse grande, grazie alla comunicazione, questo grande problema della disuguaglianza economica. Autore Piketty, francese, ha fatto questo studio, il nuovo capitale, cerchiamo di capire, ecco, il sogno degli economisti di esogiorni, possiamo superare la disuguaglianza economica. Ecco, in questo contesto a me pare che il problema della democrazia o delle democrazie sta diventando molto molto più complesso. Io ho avuto questa suggestione, con cui mi sono confrontato con Mario, quando gli ho detto facciamo questo discorso sull'intelligence, dell'ultimo Bobbio, quale forse così lasciato un'eredità culturale, Zagrebeschi, che forse non l'ha sviluppato dal mio punto modestissimo, non mi permetto di interloquire con questi maestri, del potere occulto. Cioè il vero problema della democrazia o delle democrazie del mondo è che sì, c'è la tripartizione dei poteri, o c'è il diritto alla felicità, voglio dire, secondo la tradizione americana, però il problema fondamentale è che c'è un potere occulto che tutto sommato orienta questa complessa, questo equilibrio complesso di poteri. Oggi il professore Morcellini, con questa sua acutissima riflessione, ci dice che questo potere occulto o potere complesso ha nei media e nei non media, voglio dire, un elemento fondamentale. Ecco, qui è secondo me il nocciolo bellissimo di questa suggestione. Perché la comunicazione, ha detto una frase molto significativa, rende insicuri. L'overdose di comunicazione o di informazione, la disinformazione, le fake news, la post-verità, rende insicuri un po' i cittadini e orienta, una volta si parlava di ideologie, no? Ideologie in senso forte, ideologie in senso debole, ideologia è una falsa coscienza, no? Secondo la buonanima di Marx, voglio dire, questa dimensione della falsa coscienza. Praticamente oggi la comunicazione è, diciamo, la comunicazione dei social, che avrà sempre più uno sviluppo, la comunicazione dei motori di ricerca, la comunicazione di chi in effetti domina il mondo con gli algoritmi, i big data, voglio dire, sta cambiando lo scenario del potere della democrazia. Per cui è vero, noi possiamo fare tutti gli studi che vogliamo sul populismo, ma perché il populismo ha superato la sinistra? O perché il populismo non può dirsi proprio di destra, però il populismo evidentemente è una categoria politica che, diciamo, funziona, e se no, voglio dire, funziona perché attrae il consenso. Noi si sta ricostruendo l'impero austro-ungarico, voglio dire, su quest'idea, ho parlato con un regista,
5 o 6 anni fa che voleva fare con Magris proprio un film su questo, e in effetti è successo questo. Allora il vero problema, secondo me, che nasce dalla bellissima riflessione di Mario Morcellini, è che se questa complessa comunicazione sta cambiando anche il senso della politica, perché sta orientando le coscienze innanzitutto in questa società, altro che del rischio, dell'insicurezza, perché con questa overdose, io pure sono appassionato dello zapping, per capire dalla 7, Sky, la Rai e tutto il resto, TGCom e anche il satellitare. Questo mondo come può essere, diciamo così, migliorato, quantomeno, diciamo, orientato dalla politica, dall'educazione, dalla scuola, questo secondo me, dalla cultura. Vittorini parlava sul Politecnico, creiamo una nuova cultura, non una cultura consolatoria. Ecco, noi dobbiamo costruire una nuova cultura che dia un senso a questa complessa democrazia. Dovremmo costruire una cultura, ecco, non depurando il male, USA Today, no? USA Today, cioè, non depurando il male, ma cercando di dare dei criteri culturali per migliorare la società. È possibile o è un'utopia o è semplicemente una vaga affermazione che poi non potrà essere realizzata? Io questo non lo so. Però è ovvio che la cultura deve andare verso questa direzione, perché come ha detto giustamente Morcellini, i consumi culturali sono aumentati, ci si può istruire a distanza, l'eccesso di informazioni dà comunque un bagaglio culturale di base, però la nostra società è sempre più insicura. Questo è il problema interessantissimo. La società è sempre più insicura, la democrazia è organizzata in modo tale che noi non possiamo fare a meno di questo rapporto con i media e i new media. Non possiamo fare a meno, perché è chiaro che se Di Maio e Salvini, la diarchia, parla in continuazione dando un orientamento e c'è una opposizione che risponde in un certo modo, è lì che si crea il problema del consenso. Ecco, secondo me la cultura dovrebbe fare molto di più. Gli intellettuali dovrebbero fare molto di più, utilizzando i media, cercando di venire fuori da questa bolla. Questa è la vera bolla, diciamo, negativa, che può portare alla bolla speculativa, perché poi è una conseguenza la bolla speculativa. Noi dovremmo cercare di creare una rete culturale che innanzitutto valorizzi le positività, perché hai detto una cosa fondamentale. È vero, parliamo dell'immigrazione, che è un problema enorme. Come diceva giustamente il Presidente, se la Nigeria, voglio dire, ha un'esplosione demografica, come accogliamo tutti? Però abbiamo pensato mai a come si organizza l'accoglienza? Abbiamo pensato mai che, per esempio, una grande politica della formazione professionale, il vero problema italiano, secondo me, cioè della formazione che orienta al lavoro, che non deve essere solo un centro, voglio dire spesso, chiedo scusa, insomma, di affare complesso, ma deve essere un centro di orientamento al lavoro. Una grande formazione professionale nei confronti degli immigrati e poi una ricollocazione anche nei loro paesi attraverso determinate flussi, forse un'utopia, è impossibile, potrebbe essere una risposta. Abbiamo pensato che è necessario costruire una nuova, sto facendo un libro, non lo so se verrà positivo o negativo, processi didattici per una nuova scuola democratica, che una scuola debba essere costruita sulla possibilità di costruire una scuola
democratica che dia la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità inespresse. Sono stato in Messico, ho fatto una riflessione che sono rimasti. Io ho un amico che diventa il più somaro della classe, che per un evento incredibile in incontro è diventato tenore all'Accademia di Santa Cecilia. Cioè voglio dire, le potenzialità inespresse che crea il tenore all'Accademia, posso fare anche nome e cognome, e nello stesso tempo costruire una scuola del merito. Ecco il grande problema oggi. La scuola che dia a tutti la possibilità di non rimanere indietro è il problema del merito, che è il vero problema, no? Merito, meritocrazia, i migliori, eccetera. Ecco, queste sono delle tematiche su cui forse bisognerebbe costruire una rete anche e un rapporto nuovo con i media. Cioè, i media, da questo punto di vista, forse hanno in mano le chiavi della futura democrazia. Questo a me pare che sia il problema. Il media e i new media, come intervenire su questo? Io non lo so, però secondo me il problema deve essere posto in questi termini. Forse l'AGCOM, dico forse una stupidaggine, ma perdonami, ma nell'enfasi, potrebbe anche dire che ci sono delle situazioni nei media, nei social, che devono essere orientate per migliorare le possibilità, perché dobbiamo mettere in secondo piano il problema del lavoro e della precarietà e dare questa enorme informazione sull'immigrazione. Mettiamo in primo piano quel discorso, forse è noioso, non va audience, non lo so, però questo è il vero nocciolo della questione, è questo. Come arrivare a fare questo? Io questo non lo so, i partiti non ci sono. Ci sono le categorie populiste, bastano due grossi leader a determinare l'orientamento, se voi ci pensate bene, è che ci vuole un'organizzazione dal basso. Io conosco Luigi Berlinguer, ci facciamo un'organizzazione dal basso, che fa l'organizzazione? Dove ci sono? Non esistono più delle possibilità di sezione di partito, parliamoci chiaro, i partiti non esistono più. Allora io dico, cerchiamo di costruire un progetto culturale che dia stimolo alla possibilità che i media e i nuovi media possano diventare, anche possano evidenziare gli elementi positivi. È possibile? Non è possibile? Si va contro a un capitalismo dell'informazione? Questo io non lo so, ma credo che sia l'unica possibilità su cui lavorare. Io credo che non la bellezza salverà il mondo, l'educazione salverà il mondo. Non vedo altra possibilità in un mondo complesso in cui è vero c'è una situazione complessa di potere a livello internazionale, e l'educazione dal basso salverà il mondo. L'educazione di Soveria, l'educazione di Riace, l'educazione, voglio dire, di un paese che determina la possibilità. Mi ha colpito questo fatto al nord, che è stato difeso quell'immigrato che si era, diciamo, integrato e hanno trovato lavoro. È molto difficile, però secondo me è possibile. Il problema a cui ha accennato giustamente Mario, oggi, della religiosità e della religione, abbiamo il problema della pedofilia, che è un problema, diciamo, della Chiesa Cattolica veramente centrale. Ecco, io credo che, perché non si fanno molte analisi critiche di questo problema e si dà solo la notizia per creare lo sconvolgimento, addirittura che, voglio dire, l'ex nunzio apostolico al Papa, dimettiti. Ecco, qui a me pare che sia il nocciolo della questione. Appunto, questo mi è sembrato, io scusa che mi permetto, ma mi è sembrata una cosa, questa è una notizia sconvolgente. Questa è stata una notizia per dire, caro Papa, tu hai sbagliato, hai coperto, cioè, e un'analisi più attenta, voglio dire, di questo, dimostra però, e chiudo, Mario, che il potere ha delle categorie diverse oggi, proprio per questa democrazia diversa.
se con grande tranquillità si può mettere in discussione qualsiasi forma di potere, io non vorrei che ci fosse un'anarchia dei sistemi per cui poi è difficile che si trovi un criterio regolativo. Ecco, l'educazione, la cultura dovrebbe tentare un criterio regolativo per orientare il progresso democratico. Ci riusciremo? Non lo so. Mi auguro che molti giornalisti, io ammiro molto, leggo il Fatto Quotidiano spesso, ammiro molto, voglio dire, delle analisi, però ecco, accanto a delle analisi molto interessanti, a delle notizie che ci vuole anche un senso di costruzione. Ecco, io vorrei che i giornalisti, gli intellettuali, i politici possano avere un maggior senso di costruzione etica della democrazia. In questo il povero pedagogista può tentare di dire la sua sulla scuola, sull'educazione. Il maestro Morcellini fa la sua riflessione sulla comunicazione. Cerchiamo di diffondere però questo germe della positività per costruire una nuova democrazia. E questo chissà che ci possa rendere più felici nei prossimi anni. Grazie. Allora, grazie al professore Spadafora per il bellissimo e argomentato intervento. Adesso la parola al direttore della sede RAI della Calabria, l'ingegnere Demetrio Crucitti, che è un ospite costante delle lezioni dell'Università d'Estate. Grazie Demetrio per essere qua. Grazie intanto per l'invito e subito devo fare un plauso a Radio Radicale perché in effetti ci ha permesso di dare comunicazione diretta. Ho seguito tantissimo gli interventi del professor Morcellini anche in videoconferenza, spesso anche riprese dall'università stessa, dal web, no? Dalla portale vostro, in merito per esempio a problematiche che abbiamo vissuto per quanto riguarda la RAI. Io, visto che il professor Morcellini giustamente ha chiesto il permesso di parlare come professore, io vorrei tanto non parlare come direttore della RAI, ma innanzitutto come calabrese. Ha toccato delle verità il professor Morcellini, perché quando ha parlato di individualismo mi sono venuti i brividi. Questa, purtroppo, in Calabria abbiamo una società che è basata sull'individualismo. Mi ricordo pure il libro di Bruno Samolvico, quando hanno parlato della fine della comunicazione di massa. E mi piace pure quando lei stesso... Il mulino editore. Prima è morto. Lavorava con Fichera, no? Allora, l'aspetto più importante che secondo me è stato toccato è... che la fine delle comunicazioni di massa, il professore prima ha accennato positivamente, mi ha fatto piacere la radio, è un tunnel che purtroppo non si vede la luce dove siamo entrati adesso col discorso dei new media, dei media, dei social, diceva giustamente il professor Spadafora, tutto questo meccanismo dei motori di ricerca pericolosissimi che permettono di fare un profilo di ognuno di noi con i big data che effettivamente ma ci conoscono meglio loro che non i nostri genitori. Allora, riprendendo il discorso dell'individualismo, effettivamente manca in questo momento nella comunicazione, quella diciamo tra virgolette giornalistica, proprio la trasmissione della conoscenza. Cioè, io penso che si sta lavorando molto sull'ex post, cioè avviene il fatto, io sono pronto per partire, per seguire il morto ammazzato, per seguire lo sbarco, per seguire la catastrofe, per seguire i terremoti, per seguire il ponte che crolla, per seguire un po' meno, come giustamente diceva il Presidente Loiero, il disastro che c'è stato a Raganello. Su questo poi vorrei dire appunto che il Sud non riesce a comunicare molto bene verso... io sto iniziando a pensare est-ovest, non più nord-sud, perché bisognerebbe anche vedere queste latitudini, no?
Ecco, sul discorso ex ante, ex post, è proprio manca, e questo dovrebbe essere l'università a farsi carico, non tanto il regolatore, ma l'università, manca un'attenta formazione di quelli che sono gli operatori della narrazione. Allora, il giornalismo italiano in questo momento ha avuto dei momenti stupendi negli anni, diciamo, 80, subito dopo la riforma. Mi fa piacere molto pensare, e lo toccherò fra poco, l'evoluzione che c'è stata con la legge di riforma della RAI, la 103 del 1975, che il professore molto pagatamente ha citato, ma è stata una riforma importantissima perché ha permesso al servizio pubblico di essere volano per il territorio proprio con le sedi regionali. Sono 5 anni che noi abbiamo questo gioco, quest'area forte di eventuale ventellata chiusura. Di chiusura, sì, con i Corecom, certo, noi abbiamo buonissimi rapporti, sì, assolutamente. Il problema è che effettivamente una struttura valorizzata come quella della sede regionale, e ricordo un bellissimo progetto che il Presidente Loiero portò avanti sulla valorizzazione delle teche. Allora io vi dico una cosa, la RAI nasce sulla base dei fondamenti della BBC, che era costituita e costituita su 3 piedistalli, l'educazione, l'intrattenimento e l'informazione. Se noi non riusciamo a mantenere in equilibrio questi 3 punti, noi ci ritroviamo con il famoso discorso di io sono ingegnere, quindi mi vanto anche di essere, non voglio infatti fare domande, sul fatto della teoria di Pareto, cioè l'80-20. Noi stiamo sfruttando tutte le energie per il 20% di informazione negativa, cattiva, male e non bene, cioè l'80% del bene non viene assolutamente trattato. Allora, il professore Spadafora giustamente poneva delle soluzioni, io chiaramente sono l'ultima ruota del carro per esempio per dare soluzioni, però un minimo. Io diciamo, seguo da 7 anni ormai la sede RAI e mi reputo molto fortunato di seguire come un osservatorio, no? Di tutte le situazioni che ci sono. Ma è possibile mai, e questo lo chiedo, se mi consente, commissario, al commissario, possibile mai che in Calabria non si pensi alla RAI come volano di sviluppo, per esempio per le teche, come aveva fatto Presidente Loiero? La cultura, cioè avere degli spazi di trasmissione, e noi li potremmo avere perché? Grazie alle minoranze linguistiche, che non sono un popolo che è arrivato con i barconi grazie a Mediaset che faceva vedere il bel paese, no? Negli anni 80-90 dell'Albania, ma sono persone che hanno una cultura, che hanno una storia secolare, quindi per esempio con riferimento in particolare agli idoli albanesi che hanno tutta una storia da seguire, ma c'è anche la Magna Grecia da non dimenticarci, a parte diciamo, gli occitani che sono rappresentanti della Guardia Piemontese, anche lì c'è una storia diciamo, del discorso della Porta del Sangue, no? Il fratricidio della Chiesa Cattolica, che il Papa ha chiesto scusa per questa azione, questi sono scappati dal Piemonte e li hanno perseguitati qua in Calabria, insomma. Quindi allora perché non pensare a utilizzare, un esempio, non è la soluzione di tutti i mali, ma perché non pensare di riprendere un attimino, io spero di non essere licenziato, il contratto di servizio e vedere perché, come mai, con 2 interpellanze che ci sono state in fase di analisi in ambito di commissione di vigilanza, sia della convenzione che del contratto di servizio, ci sono stati degli emendamenti presentati dall'onorevole Danila Nesci e dall'onorevole Gasparri nella fase del contratto di servizio, per dire scusate, ma perché non attiviamo anche in Calabria le minoranze linguistiche? Perché le minoranze linguistiche sono equivalenti a quelle del... Come? Quantitativamente sono molto significative. Esatto, sì, infatti. Quindi io vorrei tanto proseguire attraverso questo tavolo, se Mario Caligiuri lo permetterà, assolutamente fare un tavolo ristretto,
come dire, rivedere. Vediamo anche l'attenzione del Core con la Calabria. Sì, io ho buonissimi rapporti con loro, sia con la presidente che c'è stato, che c'era prima, cioè Alessandro Manganaro, e con l'attuale Pino Rotta. Ivana Nasti abbiamo pure un buonissimo rapporto. Allora, molto attenta alle minoranze linguistiche. Sì, infatti. Allora, io, no, perché le minoranze linguistiche non sono solamente un parlare a un numero di persone, ma significa mettere in evidenza la cultura, la conoscenza. Facciamo programmi, valorizziamo la teca, come aveva fatto bene il professore, il presidente dello Iero, che io ho avuto il piacere di raccontare un aneddoto. Il presidente dello Iero fece questo accordo con la RAI nel 2009 e io ho incassato i soldi, la RAI ha incassato i soldi grazie a Mario Caligiuri quando era assessore, perché non c'era verso di fargli capire l'importanza di questo strumento. Devo dire purtroppo che questi 158 programmi, perché noi abbiamo avuto in tutte le sedi regionali, come sicuramente il professor Morcellini conosce, nelle sedi regionali per 10 anni, grazie alla legge 103 del 1975, ovvero dal 1982 fino al 92, le sedi regionali avevano la possibilità di produrre. No, aspetta, l'accesso glielo racconto fra poco. No, questi erano proprio, c'era proprio struttura programmi. Cioè c'erano i programmisti, c'erano gli attori, si poteva fare documentari, cioè noi in tutte le sedi regionali avevamo uno spazio di palinsesto della terza rete, libero, ma in tutte le sedi regionali. Dove è rimasto questo spazio? No, nelle minoranze linguistiche, nelle sedi con minoranze, anzi addirittura loro hanno la terza rete bis, cioè hanno uno spazio di un altro canale, eccetera. Allora, noi siamo come Calabria, come albanesi, come greci e come occitani, o meglio, i greci e gli albanesi sono collocati nello stesso articolo 2 della legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. Quindi la 482 prevede nell'articolo 2 10-12 lingue. Le prime sei sono tutelate per popolo e cultura. Le altre sei invece sono parlanti. Allora, si dà questa cosa. Allora, mi deve spiegare qualcuno come mai i parlanti sono più tutelati della cultura, eccetera. Quindi questo è... Io ringrazio Mario Caligiuri che mi ha consentito stasera di parlare di questo, perché è importante in quanto questo aspetto porterebbe lavoro. Porterebbe, è volano di lavoro, perché c'è un aumento del numero degli operatori che potrebbero operare. Infatti le sedi regionali, diciamo che utilizzano, che sfruttano le minoranze linguistiche, ma queste storiche, attenzione, non sono minoranze etniche, sono minoranze storiche, ci hanno tutta una storia dietro da un punto di vista culturale, religioso. Noi abbiamo a Cosenza, in provincia di Cosenza, l'eparchia di Lungro, che è una religione greco-ortodossa, che è una diocesi riconosciuta dal Vaticano, che va dall'Abruzzo fino continentale, fino in Calabria. Poi c'è quell'altra insulare, che è quella della piana degli albanesi in Sicilia. Quindi noi abbiamo queste peculiarità. L'altro punto che volevo appunto approfondire e ricordare, anzi più che altro, quando nel 1997 organizzammo proprio a Reggio Calabria, al Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale era dentro il comune, un convegno con la famosa scuola RAI, e questo è un altro punto che io le chiedo di approfondire, caro commissario, il fatto di attivare nuovamente delle... Adesso noi abbiamo un'academy, va bene, funziona bene per corsi interni, ma la scuola RAI organizzava processi formativi anche per l'esterno. Quindi c'era un buonissimo rapporto, se ricorderà, io almeno mi ricordo il periodo di Pier Vincenzo Porcacchia, come scuola RAI. Ecco. Quindi io sono contentissimo, sono venuto apposta, io avevo le ferie fino al 2 settembre, ma per la sua presenza, caro professor Morcellini, quando ho chiesto la conferma della sua presenza, a Mario Caligiuri mi dice: guarda, vieni, perché assolutamente non dà mai buca. Quindi io vorrei concludere con una speranza, veramente Mario, bisogna continuare questo processo di divulgazione,
E vi racconto l'ultimo aneddoto, se mi consenti. Io ho raccontato... No, su una storia di libro, di un libro, anzi, gli atti, erano gli atti di un convegno che fu fatto tra la Regione e la sede RAI della Calabria, 1981. Noi oggi con la televisione abbiamo gli atti, no? Facciamo vedere il filmato e rimangono gli atti, se non viene trascritto rimangono gli atti visivi. In quel caso fortunatamente fu fatto gli atti di questo convegno. C'era un appendice in questi atti, scritto e riportava l'intervento di un certo Alfredo Frega, che era un giornalista dell'area di San Demetrio Corona, che poverino nel 2006 è morto, il quale chiedeva, nel contesto in cui c'è la RAI, insomma c'era tutto il convegno, lui era vicepresidente degli insegnanti albanesi, quindi era vicepresidente di un'associazione degli insegnanti albanesi, e chiedeva tre cose. Allora, la prima, dice, i punti di riversamento, perché la Calabria ha l'orografia difficile, cercate di collegare i punti più importanti, e la Calabria ha questa anomalia di avere il Consiglio regionale a Reggio, la Giunta, ecco, e la sede RAI, fa eccezione l'Abruzzo, perché almeno la sede RAI a Pescara che fa parte di... mentre in Calabria abbiamo questa singolarità di avere la sede RAI non in questi centri importanti istituzionali, né a Reggio e né a Catanzaro. Quindi i ponti radio, quindi i famosi ponti di riversamento, era una richiesta che nell'81 si faceva, che in Calabria non esistevano. Adesso noi abbiamo ovviamente internet che supera questo, però per tanti anni noi abbiamo lavorato con i ponti di riversamento e quindi facciamo delle dirette, facciamo degli interventi da Cosenza e da Catanzaro. L'altro punto erano i programmi per l'accesso. Perché nel 1975 fu data la possibilità a delle associazioni, anche dei gruppi organizzati, a promuovere questa possibilità di 5 minuti di video e 5 minuti di radio per poter trasmettere liberamente il proprio contenuto. C'è un accordo da quando è stata varata la 249, la legge di istituzione dell'Agicom, dove appunto i Corecom si prendono carico. Mentre prima addirittura veniva scritto alla sottocommissione per l'accesso della vigilanza, quindi era una cosa molto articolata. Noi stiamo funzionando bene perché io li ho portati avanti questi programmi per l'accesso e questo riporto sempre questo libro, questi appendici che io le manderò, di questo professor Frega, in cui lui diceva la RAI ci deve fornire A più B più C. E il C che cosa erano? Erano le trasmissioni per le minoranze linguistiche. Quindi già si parlava di trasmissioni per la Calabria fin dal 1981. No, è vero. Poi c'è stata la legge regionale, anzi prima la 482 del 99 che ha individuato le zone del partenariato, ma che nessuno mai purtroppo ha fatto, anche quando l'assessore Caligiuri è stato assessore si è impegnato e ha cercato di ottenere questa attenzione. Poi c'è stata addirittura una legge regionale del 2003, caro Presidente, che dice nell'articolo 18 fate le convenzioni con la sede RAI. Nessuno mai si è fatto vivo. E questo significa lavoro. Grazie. Grazie al direttore Lucitti. Concludiamo questa vista l'ora tarda. Allora concludiamo con un breve riassunto per dire quello che abbiamo seminato questa sera. Allora, il professore Morcellini ci ha ricordato che dal 1993 costantemente sono cresciuti i consumi culturali nel nostro paese, ma i media non amano le buone notizie. E anche perché chi consuma dal punto di vista culturale non è più una minoranza. E poi ha ricordato, e di questo lo ringraziamo, che la nostra comunità Soveria Mannelli, signor Sindaco, segue il trend della modernità perché punta sulla cultura e che è un elemento fondamentale per i piccoli come per i grandi paesi. Il professore Morcellini ci ha ricordato che viviamo nella società della paura che è alimentata dai media e la prima fonte di insicurezza dei cittadini. Se c'è insicurezza ci sono dei responsabili. Il volano oggi è puntato sulla comunicazione e non sull'educazione. E la scuola non è più
lo strumento privilegiato della socializzazione, ma deve negoziarlo soprattutto con i media, perché oggi l'agenzia educativa più potente sono i media, e assolutamente più che la scuola e l'università, perché le giovani generazioni sono esposte per più tempo e con più concentrazione sui social piuttosto che nel dialogo con gli insegnanti e i genitori. Il professore Morcellini ci ha ricordato che abbiamo più disinformazione che informazione corretta, e la comunicazione costa di meno rispetto all'istruzione. E ci ha anche evidenziato questo shock comunicativo che si è registrato tra immigrazione e terrorismo, quando ci sono attentati terroristici che in Italia viviamo come se fossero verificati nel nostro paese, scompare o viene ridotta di molto nell'agenda setting il tema della immigrazione e della delinquenza. Oggi nell'agenda italiana al primo posto c'è l'immigrazione, mentre nell'agenda europea c'è giustamente l'economia, il lavoro, la precarizzazione, che crea una nuova classe esplosiva a livello planetario. Oggi ci ha ricordato pure il professore Morcellini che c'è una credulità nella narrazione della politica che fa la TV. Non abbiamo bisogno di anti, ma abbiamo bisogno di cambiare linguaggio. Questo è fondamentale, perché proprio in questa sede, in un anno di cattività avignonese dell'Università d'Estate di Soveria Mannelli nel 2015, abbiamo parlato proprio di ripartire dalle parole, perché era un tema fondamentale. Abbiamo discusso allora con un linguista, Ugo Cardinale, purtroppo non doveva venire Tullio De Mauro, ma purtroppo non è stato possibile, poi con Arturo Diaconale, che era consigliere d'amministrazione della RAI, e con Nicola Gratteri. Il presidente Loiero che cosa ci ha detto? Ci ha detto che abbiamo oggi abbandonato l'idea che la politica si debba fare non con l'intelligenza e la competenza, ma con le emozioni. Mentre la politica è diventata sempre più complessa rispetto al passato. Ci ha anche ricordato quello che ha censito il Washington Post rispetto a Trump, che ha esportato un modello. Dal 1 gennaio del 2017 a fine aprile 2018 ha detto 3.021 falsità. Questo conferma che la realtà è davanti agli occhi di tutti, ma nessuno ci fa caso. È come la lettera rubata di Edgar Allan Poe, che era davanti agli occhi di tutti e nessuno ci prestava attenzione. Come quando noi abbiamo sulle sigarette c'è scritto il fumo uccide e nessuno ci fa caso perché tutti fumano tranquillamente. Il presidente Loiero ha anche ricordato che l'immigrazione sarà un fatto irreversibile. Nel 2050 la Nigeria avrà gli stessi abitanti dell'intera Europa, immigrati compresi. Quindi è un tema ineludibile. E la disuguaglianza gigantesca c'è non solo nei riguardi dei temi, ma anche nei confronti del nord e sud del nostro paese. Il presidente Loiero ha scritto un libro qualche anno fa, Se il Sud, pubblicato da Donzelli, in cui questi temi sono stati approfonditi, e l'ha ricordato in relazione a come è stata rappresentata la tragedia di Genova e come è stata rappresentata la tragedia calabrese delle Golle del Raganello. Ora, il professore Spadafora, mentre ha cominciato a parlare di potere occulto, che ha nei media il nocciolo della questione. La democrazia è modificata profondamente dai media. Quindi per ricostruire la democrazia, riprendo un convegno che lui ha organizzato, il professore Spadafora ha organizzato nel 2005, ricordando John Dewey, con studiosi internazionali provenienti da tutto il mondo, e oggi non si può costruire dal basso, come ricordava lo studioso americano, ma occorrono dei criteri culturali per migliorare il presente. E la scuola può servire. E oggi in questa tensione che c'è tra scuola democratica e storia e scuola meritocratica va trovato un necessario punto di equilibrio. E i media hanno in mano le chiavi del futuro della democrazia. Ricordo un libro del 1994, Il fantasma della povertà, scritto da Eduard Luttwak,
da Pelagna e da Giulio Tremonti, in cui viene evidenziato questo aspetto. In anni in cui la democrazia aveva la televisione aveva costruito di fatto un partito, e diceva: perché non utilizziamo la TV a fini educativi? Quindi questo è un elemento decisivo. Oggi ci ha ricordato il professore Spadafora il potere a categorie diverse, perché si può mettere in discussione qualunque tipo di potere, fino anche il potere della sacralità, il potere che nell'Occidente è identificato con la Chiesa di Roma. Ricordo col professore Morcellini ci siamo ritrovati nella confusione di Piazza San Pietro la notte dell'elezione di Papa Francesco, e tu venivi dalla trasmissione a Radio Vaticana. E allora, quindi, alla fine il professore Spadafora ci ha detto che oggi abbiamo bisogno non di chi analizza la realtà, ma anche di chi dà soluzione alla realtà, quindi per risolvere i problemi. E in questo è evidenziato la critica più fondata che c'è al sistema giornalistico, che certo bisogna indagare, bisogna denunciare, ma bisogna anche proporre. Il direttore Crucitti ha iniziato parlando della fine della comunicazione di massa, che era stata ipotizzata già più di 20 anni fa da studiosi massmediologi del nostro paese, e poi ha anche ricordato il modello vincente della BBC, che riesce a unire educazione, intrattenimento e informazione. La RAI potrebbe avere un ruolo fondamentale, così come lo ha avuto negli anni 60 per l'unione linguistica e culturale del nostro paese, e quindi ha concentrato l'attenzione su due temi: quello della valorizzazione delle teche RAI e quello delle minoranze culturali, che certamente per la nostra regione hanno una grande valenza. Concludo ringraziando e salutando il direttore di Palazzo Reale, Mimmo Piraina, che ci ha raggiunti, una delle istituzioni culturali non solo milanesi ma anche italiane, che grazie a lui, che è di Platania, parla anche un po' il calabrese. Credo che tra qualche anno, non so Mimmo, ci sarà una grande mostra su Mimmo Rotella, quindi ti salutiamo per essere venuto. Quindi la conclusione qual è? La conclusione è che oggi c'è l'egemonia culturale dei media, soprattutto dei social media. Diceva Ennio Flaiano: tra 20 anni gli italiani saranno come li avrà fatti la televisione, quindi questo ben prima di Berlusconi. Quindi cosa vogliamo, cosa possiamo pretendere se la televisione nazionale negli orari di massimo ascolto ci propone Il prezzo è giusto o Ballando sotto le stelle? Che tipo di italiani possiamo avere? Come possono votare? Come si possono orientare? Quali consumi culturali possono perseguire? Allora, in questa società della disinformazione che è davanti agli occhi di tutti, il problema educativo fondamentale, professore Spadafora, è decisivo e va orientato nella scuola. Quindi nella scuola anche l'AGCOM, secondo me, dovrebbe farsi carico di questo, dovrebbe proporre obbligatoriamente con il MIUR di affrontare il tema della disinformazione. Perché, Presidente Loiero, nel prossimo futuro il problema non sarà quello che avevano ipotizzato gli antichi da Platone in poi, cioè su chi debba governare, ma oggi il tema sarà sul perché bisogna obbedire. Allora, in conclusione, concludiamo l'Università d'Estate 2019 nel modo migliore, dopo aver ascoltato Vittorio Sgarbi, il più importante critico d'arte d'Italia, Nicola Gratteri, un magistrato a cui ogni italiano deve qualcosa, Mario Morcellini, un gigante della comunicazione. Arrivederci al 2019. Sono contento di essere venuto oggi qui a Soveria, non solo per abbracciare
il mio amico Mario Morcellini, ma anche perché qui si respira un'area straordinaria di cultura, di conoscenza, qualcosa che va in direzione opposta a quello che invece si sente in molte TV. Grazie. Abbiamo chiuso le attività di questo straordinario esperimento culturale che l'Università di Estate a Soveria Mannelli, aprendo una vertenza sulla qualità della comunicazione. Questo paese sta cambiando, non tutti i parametri del nostro paese stanno andando bene, ma noi non possiamo dimenticare che ce ne sono alcuni molto positivi, come quello della ripresa culturale, dell'allargamento culturale, dell'allargamento della partecipazione culturale, particolarmente interessante in un tempo in cui invece la partecipazione politica è in crisi. Allora, anche le dimensioni negative, tipo la diffusione della disinformazione, la frequenza delle fake, possono essere sottoposte a una verifica critica se accanto c'è un esercito di giovani, di adulti che sono in grado di resistere alla disinformazione. Io penso che il lavoro che abbiamo fatto stasera è stato quello di dare a ognuno gli strumenti per sapere che per capire la comunicazione ti devi mettere nell'ottica della cultura e della formazione, altrimenti rimane solo l'intrattenimento e il divertimento. La vita non è solo divertimento, è anche impegno e riflessione, quindi non abbiamo già troppo emozioni nel nostro tempo, dobbiamo correggerle e integrarle con un ritorno alla ragione e al pensiero. Ma è stato un incontro molto interessante, perché grazie alla intuizione, alla riflessione del professore Morcellini si è chiarito un tema centrale, che oggi la comunicazione mediatica, dei media, dei social, in un certo senso sta trasformando in modo significativo è la democrazia. È il senso del potere. Ecco, quando noi ci troviamo di fronte a un mondo trasformato nelle categorie politiche tradizionali, parliamo di populismo, parliamo di situazioni che sembrano prefigurare, ecco, una nuova dimensione ideologica del futuro, ecco, dobbiamo interrogarci sulla centralità di questo problema. E il professor Morcellini ha posto un problema fondamentale, che la comunicazione oggi non deve solo generare insicurezza, non deve semplicemente dare un orientamento negativo. Oggi si parla molto dei fake news, cioè della falsificazione un po' della realtà, e il collega Mario Caligiuri parla di epoca della disinformazione, ma dovrebbe dare delle positività. Ecco, questo mi è parso l'elemento molto importante. Ecco, attraverso i processi scolastici, educativi, culturali, giornalistici e dei media dovremmo dare dei messaggi positivi. Ecco, non dovremmo semplicemente pensare che ci sono delle categorie che giustamente polarizzano l'attenzione dell'opinione pubblica, voglio dire, oggi c'è l'immigrazione e il terrorismo, ecco, di cui si è parlato, ma ci devono essere situazioni come la precarietà del lavoro, l'insicurezza, la solidarietà sociale, che devono essere, diciamo, valorizzate. Quindi i media e i new media devono diventare costruttori anche di proposte, ecco, come giustamente ha detto sia Mario Caligiuri, sia in parte l'intervento interessante anche del presidente, di un politico, Agazio Loriero. Quindi che da Soveria possa partire una riflessione approfondita su questo argomento. Trasformiamo in costruzioni di solidarietà, di pace, di orientamento al lavoro dei giovani, di superamento delle disuguaglianze e la possibilità di costruire in questo modo una nuova possibile democrazia. E chi lo sa, dalle utopie forse noi possiamo trarre l'infa per dare un senso migliore al nostro futuro. Io faccio spesso, concludo i discorsi con questa frase forse ad effetto, con l'educazione salverà il mondo. Cioè, probabilmente sì, la bellezza ci attrae moltissimo, ci cambia, ci trasforma e può salvarci e salvare il mondo,
ma l'educazione alla scuola, secondo me, è l'unica possibilità di salvezza dell'umanità dalle catastrofe ambientali e dai possibili rischi di povertà diffusa economica e, chi lo sa, anche rischi nucleari che mi auguro non possano mai avvenire. Grazie. Allora, posso dire che Soveria Mannelli si conferma ancora la città delle idee, questa iniziativa fortemente voluta da Mario Caligiuri, che fa di Soveria Mannelli, un paesino in mezzo alla Calabria, un po' il centro anche culturale del nostro paese, dell'Italia intera. Ed è stupefacente ogni anno vedere come da Soveria riescono a passare personaggi significativi della cultura, della politica, dell'economia, della giustizia italiana, proprio qui in questo paese, che può essere di esempio a tanti altri paesi. Io dico sempre una cosa molto semplice, però credo che sia piuttosto puntuale in questo contesto. Molte volte noi pensiamo che le cose grandi si possono fare solamente nelle grandi metropoli, a New York, a Milano, ad Amsterdam, a Londra. E invece io ricordo sempre che Leonardo da Vinci, appunto, era da Vinci, non era di Firenze, che Raffaello non era di Firenze o di Roma, ma era di Urbino, e che Michelangelo, il grande Michelangelo, era di Caprese e non di Firenze. Con questo voglio dire che le personalità importanti, le cose buone, possono accadere dappertutto, perché se è vero che la Terra, come si dice, è rotonda, ogni punto è il centro del mondo, chiaramente. E mi sembra che con queste iniziative dirette da Mario Caligiuri qui a Soveria Mannelli, di cui peraltro mi onoro di essere una specie di cittadino onorario, perché un paio d'anni fa il sindaco Sirianni mi gratificò, diciamo, di così, di questa onorificenza. Ecco, questo è un esempio che Soveria dà non solamente a tutta la Calabria, ma credo a tutta la nostra nazione. L'Università d'Estate di Soveria Mannelli si è conclusa con la lezione di Mario Morcellini, che ha parlato della comunicazione, evidenziando come noi oggi viviamo nella società della paura, che è alimentata dai media, per cui la percezione della realtà è totalmente distorta, per cui noi riteniamo, per esempio, che il problema centrale del nostro paese sia rappresentato dall'immigrazione, dimenticando tutte le altre gravi questioni che investono l'Italia, a cominciare dalla precarietà del lavoro e dalla criminalità e a tutti gli altri temi. È fondamentale la riflessione che abbiamo cercato di svolgere quest'anno con Vittorio Sgarbi parlando di cultura, con Nicola Gratteri parlando di giustizia, per cercare di individuare un filo rosso che ci permetta di comprendere la realtà difficile di questo tempo, per cercare di vedere dove stiamo andando con così tanta fretta. Allora questo luogo di riflessione che è diventata l'Università d'Estate di Soveria Mannelli, questa versiliana del Sud, merita di approfondire ulteriormente gli argomenti e nel 2019 vedremo di rilanciare questa nostra attività. Grazie ai tanti amici che ci seguono da tanti anni e grazie a chi, come Mimmo Piraina, è operatore culturale a livello nazionale e che sostiene il nostro impegno.